A Teresa e non a Elisa. Ci fu un errore di trascrizione nel titolo, per cui uno dei brani più famosi al mondo è conosciuto, ma per via della donna sbagliata. Anche perché Teresa era una donna che Beethoven ha amato, insomma, nella sua vita. Cristiana Pegoraro, artista della musica e oggi pianista, nell'ultima puntata in realtà di una stagione che tu hai regalato al pubblico degli amici del Loggione del Teatro alla Scala. Pocket Concerts, la grande musica in 60 minuti. L'Ave Maria di Schubert a diciamo le mie composizioni, cosa che mi ha fatto molto molto piacere, l'Inno alla Gioia di Beethoven della Nona Sinfonia, diciamo pezzi anche abbastanza conosciuti come il Rondò alla Turca di Mozart o Fiore Lise. Credo che sia stata veramente un'esperienza molto interessante anche vedere quelli che sono i gusti di un pubblico, ecco, in una sala come questa è quello che può scegliere da un menu a sorpresa di tanti brani diversi. Infinito di Leopardi. Questo è stato veramente un lavoro molto interessante perché sono partita dal testo e ho costruito la musica in base alle emozioni che questo testo mi suscitava. A voi l'infinito. Io nel pensiero infinito. Concerti in Italia fino alla fine di maggio, poi devo andare una settimana a Dubai e poi ritorno, poi devo tornare a New York per qualche giorno e poi luglio c'è il mio Narnia Festival che include una grande parte didattica, quindi abbiamo tanti programmi diversi, non solo musicali ma anche di teatro, di danza, di opera, di lingua e cultura italiana e poi tanti concerti, spettacoli, ne abbiamo 55 quest'anno, tutti ad ingresso gratuito e voglio dire anche che abbiamo finora ricevuto 8 medaglie dal Presidente della Repubblica per meriti artistici. Vi aspettiamo a braccia aperte. A che edizione siamo? 13ª. Come concili tutto questo?
con la tua vita privata? Ho una grande fortuna nella vita, quello di fare quello che amo, e quindi in realtà non ho bisogno di tempo libero né di hobby, perché già sto facendo tutto quello che voglio fare. Tito è stato un grande sponsor di queste matinee, lo chiamiamo Tito il Magnifico, il dottor Tito Berardini, che voglio ringraziare. Dovremmo augurarci tutti di avere persone, più persone a questo mondo come Tito. Esatto. Per sostenere l'arte, la cultura e la bellezza. Quindi un'amicizia professionale, artistica. Basata sulla passione per la musica, per la cultura. Sono consigliere dell'associazione e direttore artistico della stagione concertistica che si svolge qui oramai dal 1990. Questi concerti si tengono due volte al mese il venerdì sera. Ma da questi concerti nascono poi anche delle rassegne speciali, come quella che ha visto protagonista la grande pianista Cristiana Pegoraro per una serie di matinee che hanno davvero entusiasmato il pubblico milanese e non solo. Le matinee sono iniziate invece quest'anno, è un nuovo progetto cominciato da questo inverno. Sì, un appuntamento molto bello, per me è stata veramente un'esperienza straordinaria, da ripetere. Amici dello Giorno del Teatro alla Scala, raccontaci. Questa associazione, che appunto è l'associazione culturale legata al Teatro alla Scala, è nata oramai da più di 50 anni, nel novembre del 1973, per volere dell'allora sovrintendente del Teatro alla Scala, Paolo Grassi, che vedendo gli appassionati a riunirsi sotto i portici del teatro d'inverno con la nebbia, si impietosì e volle che questi giovani e anche un po' meno giovani melomani avessero una sede. Da lì è nata la nostra associazione, che ha sede in uno dei luoghi più belli di Milano, perché è uno dei palazzi che danno sulla Galleria Vittorio Emanuele, e in tutti questi anni ha portato avanti tantissime attività che vanno dalla presentazione degli spettacoli che vanno in scena al Teatro alla Scala, con direttori, registi, ballerini, cantanti, il sovrintendente del teatro che una volta all'anno viene qui a presentare la stagione. A queste attività si affianca la preparazione che noi diamo ai nostri soci per andare a vedere gli spettacoli che andranno in scena al teatro, e quindi conferenze con musicologi, proiezioni di video di altre edizioni delle stesse opere. Abbiamo anche un coro molto valido che canta non solo qui, ma fa anche tournée a livello internazionale. Questo compito mi è stato affidato ancora nel 1990, quando nacque il gruppo giovani dell'associazione, e tra le sue attività una di queste appunto era la stagione concertistica, fatta per avvicinare i giovani alla musica, aperta non solo ai soci ma anche al pubblico milanese, e gratuita. Come diceva Cristiana, davvero è la bellezza che salverà il mondo. E le emozioni che regala. Grazie mille. Grazie. Alessandra Basile, tu oggi hai assistito a questo concerto. Che emozioni ti ha dato? Allora, al concerto ho assistito un bel pezzetto all'inizio, purtroppo poi mi sono dovuta allontanare perché dovevo in parte contribuire, speravo insomma di rendere omaggio al brano meraviglioso Per l'infinito di Giacomo Leopardi. Sempre caro mi fu quest'elmo folle, e questa siepe che da tanto parte dell'ultimo orizzonte quando esplode. È stata una bellissima esperienza, 2 minuti che mi hanno proprio travolta. Grazie. Grazie. Io, nello infinito, silenzio, e questa voce ho comprato e mi somiglia all'eterno.